Siamo qui dal Salone Internazionale del Libro di Torino e dico subito che per me è un grande onore poter approfittare di questa occasione per poter parlare di poesia, per riqualificare la poesia non tanto come genere letterario ma come un mestiere del dare, appunto, evocando il titolo di uno dei miei libri. Dico subito che i miei libri di poesie che sono qui presenti allo stand di Aracne sono solo un pretesto, sono come dire il mezzo ma non il fine. Se sono qui è anche grazie a Aracne che ha accolto da subito il mio progetto poetico sostenendolo in tutte le sue fasi e quindi approfitto per ringraziarlo, per ringraziare pubblicamente Aracne. Scommettere sulla poesia ad oggi è molto coraggioso. Io ho iniziato a pubblicare abbastanza presto in ambiti accademici, universitari, mi sono sempre interessata ai linguaggi della comunicazione, diciamo che il linguaggio e la poesia, il linguaggio della poesia è sempre stato un qualcosa di diverso che non mi ha mai poi abbandonata e che è diventata poi sempre più un fattore di ricerca. Ecco, dico subito che per essere poeti, come io intendo, non basta o quantomeno, cioè non serve o quantomeno non basta scrivere solo poesie. Quello può essere un qualcosa che poi viene in seguito, in un secondo momento, in base ai propri talenti. Poesia è ciò che rende un uomo poeta, è il risveglio dell'intuizione, di una qualità spontanea, naturale, che abbiamo tutti e che va in qualche modo riabilitata. Poesia non c'è niente di più vicino della poesia al silenzio, cioè è un linguaggio più vicino al silenzio, diceva qualcuno. Quindi è un'attitudine, risveglia un'attitudine all'ascolto, alla meditazione, alla contemplazione. È una visione nel mondo, del mondo, è una visione che quindi è in grado di portare anche dei cambiamenti molto concreti nella vita. A questo alludono i titoli per esempio dei miei due libri, Illogicamente e Il mestiere del dare. Illogicamente è in realtà una ristampa, è una seconda edizione che abbiamo fatto appunto con l'Aracne di una silloge giovanile pubblicata nel 2006. E logicamente allude proprio a questa rottura del linguaggio convenzionale, logico, discorsivo, che è un po' la forma mentis che abbiamo ereditato e quindi è un linguaggio che comunque tende a chiudere invece che aprire. Aprirsi a cosa? Aprire cosa? Dare cosa? Io dico la poesia più che un dire è un dare. E qui appunto ci suggerisce l'altra silloge, il mestiere del dare. Dare, per esempio, dare spazio, darsi spazio, dare voce al silenzio, dare alla luce se stessi, darsi una grandiosa opportunità, che è quella di tornare all'origine di chi veramente siamo. Io dico siamo tutti poeti, siamo poeti per nascita, di natura, dobbiamo solo riscoprire questa attitudine. E nel mestiere del dare, che racchiude 10 anni di visione, c'è diciamo un'esperienza linguistica che poi sfocia in questa ricerca invece essenziale, oserei dire esistenziale, che un po' vuole suggerire, ecco, questo ritorno alle origini. Non c'è luogo più originario dell'anima, infatti io dico, i miei due libri sì, sono originali, ma non lo dico per vanagloria, sono originali nel senso proprio del termine. Originale è ciò che è più vicino all'origine. E l'origine è l'anima, è quello spazio vuoto di cui spesso abbiamo paura del silenzio. Siamo pieni, stracolmi di chiacchiere, di rumori di fondo. La poesia ci porta a questo riassorbimento, può portare a un riassorbimento in noi. Ed è quindi un qualcosa di molto salvifico, è un qualcosa che può, tra l'altro,
cambiare proprio la visione del mondo, per questo io parlo di visione poetica. Bisogna anche imparare quindi a fruire la poesia in un certo modo, c'è un pregiudizio rispetto alla poesia, è sempre considerato un genere di serie B, chi scrive poesie come se fosse un qualcosa di inferiore o un qualcosa di inutile, di puramente estetico. No, la poesia va riabilitata perché è un materiale vivente che si può incarnare nella vita e cambiarla, io dico praticamente è il risveglio della meraviglia della vita così com'è, così come viene, e nel mestiere del dare, logicamente, potete fare esperienza di questo, perché poesia è esperienza, è una pratica, è concreta, non è una roba inutile per spiriti romantici.